Per come diciamo, l'Italia sia, diciamo, tra virgolette, indietro rispetto agli altri paesi dal punto di vista degli autori, volevo porre la domanda a cosa ne pensa appunto dei giovani che oramai scrivono solo biografie e parlano di sé, non parlano più oramai di ciò che li circonda e di una società che oramai sta ricadendo su se stessa. Bella domanda, che sottolinea un bel guaio. Voi avete visto adesso nei primissimi posti nelle classifiche di vendita c'è il libro di Fabrizio Corona. Questo non lo sapevo. Altri libri pure di interesse, eccetera, sociale, eccetera, vanno giù al 15° posto e sono persone conosciute comunque. Quelli che cominciano e vorrebbero fare qualcosa in questo campo sono fortemente penalizzati, vista quella che è la situazione. E allora qui c'è certamente un grosso problema. Io veramente sono molto dispiaciuto che le cose stiano in questo modo. Speriamo che migliorino in seguito, però non bisogna scoraggiarsi. Non bisogna sempre rimboccarsi le maniche, darsi da fare, cercare di trovare la strada. È una cosa che non si può eludere. E dici il tuo nome? Carmen. E allora ti regaliamo un libro, scegli il libro che vuoi. Anche lei voleva fare una domanda. Cioè, ma anche lei ci Carmen, dice dopo sceglierà il libro. Adesso passo la parola a Ania. Allora, volevo chiederle, dato che comunque quando si parla di scrittura si parla comunque di una forma d'arte che è finalizzata, a parte per quanto riguarda l'informazione, anche perché comunque è suddivisa in vari generi, che secondo me per quanto riguarda anche a livello scolastico, perché purtroppo non ci sono più dei giovani interessati, perché magari appunto la cosa più banale, per esempio guardano un film a posto di leggersi il libro, per dire una banalità, secondo me bisognerebbe fare più informazione nelle scuole, perché comunque non si apprende tutto lì, bisogna pure diciamo aumentare la propria cultura personalmente. E i libri sono un ottimo metodo, anche perché comunque si parla di arte, non sono semplicemente parole scritte su un foglio. Lei che cosa ne pensa? Certamente, tu ti sei dato la risposta da sola, perché tu hai giustamente detto all'inizio i giovani sono poco interessati, ma i giovani sono poco interessati perché nessuno li fa interessare, cioè non c'è una partecipazione da parte di quelli che stando dalla parte di quelli come noi qui che abbiamo i libri a portata di mano, voi siete quelli che volete leggere, ma noi ci abbiamo i libri a portata di mano. Se noi questi libri non ve li facciamo amare, non ve li portiamo in un certo modo a conoscere, è chiaro che voi non li conoscete, no? Ci deve essere però anche qui, non bisogna enfatizzare troppo, una partecipazione da una parte e dall'altra. Cioè anche i giovani, io spero e mi auguro che a un certo momento si rendano conto, cioè la gioventù si deve rendere conto che deve percorrere questa strada qua, perché il bello è se in tutta la società c'è una cultura media. Non dico una grande scienza, ma una cultura medica deve essere, perché se c'è una società ignorante non riusciamo a comprare niente in nessun campo, purtroppo, non solo nell'arte, ma in tutte le cose. Infatti io mi ritengo fortunata in quanto fin da piccola ho sempre letto, cioè io sono un'appassionata, mi piace e lo considero più come hobby, anche se mi interessa anche a livello di carriera, però come futuro mi vedo più in un altro modo. Però mi piacerebbe comunque, perché è bello, perché tu trasmetti che siano sentimenti attraverso le parole e tu le trasmetti a qualcun altro, che ognuno dà un'interpretazione sua, quello senza dubbio, però comunque il fatto di riuscire a trasmettere qualcosa a qualcun altro e magari farlo appassionare è bello, possiamo dire, perché comunque si fa, cioè, trasmettiamo un nuovo modo di essere alle persone, anche perché purtroppo c'è, è vero, la cultura è poca ultimamente, perché nessuno legge, tutti danno per scontato che quello che puoi leggere tranquillamente in un libro lo trovi anche a scuola, ma non è così, la scuola non è neanche un quarto di quello che ti possono dare i libri, bisognerebbe avere più informazioni, ci dovrebbero essere molti più eventi a favore di queste cose, soprattutto fin dalle elementari. Io per esempio, soprattutto alle elementari, la mia maestra di italiano dell'epoca ci ha sempre fatto leggere i libri ed è stato questo che mi ha appassionato, che vabbè era Geronimo Stilton, però comunque
queste piccole cose che piano piano fai passi avanti e sfuggi in altro. Che poi giustamente ci sarà sempre quel genere che preferisci rispetto a un altro. Però comunque sia, sono belli comunque in sé per sé tutti, perché tutti ti insegnano qualcosa di diverso. Che il fantasy ti insegni a immaginare un mondo che appunto ti distacca dalla realtà, quindi se ti piace isolarti in un altro universo, possiamo dire, è molto bello. Che i romanzi ti insegnino tematiche come che sia l'amicizia, che sia l'amore, cioè comunque ti cambia molto, perché tu inizi a vedere quelle cose in un altro modo, hai un altro modo di interpretare magari anche i sentimenti, perché tu capisci che magari a una cosa a cui non sai dare spiegazione attraverso i libri riesci a dare una spiegazione anche. E secondo me appunto, soprattutto partendo dai giovani, anche noi che siamo giovani, possiamo cambiare questa cosa, possiamo riuscire a risolvere questo problema. Ci facciamo auguriamo. Certo, voi siete giovanissimi, non giovani, ma voglio dire questo, tu pensa che in molti paesi del nostro mondo, perché parliamo certo dell'Europa, del mondo occidentale, vabbè, sì, certo. Si legge in un mese quello che in Italia si legge in un anno. Quindi qua siamo messi male, qua bisogna veramente, proprio voi vi dovete molto dare la parte. Tu hai detto una cosa importante, soltanto qua, fate anche opera di diffusione. Tu hai detto, io leggo sempre da quando ero, perché ho già pensato quale può essere il mio futuro, ma tu puoi pensare qual è il tuo futuro, e probabilmente puoi anche cambiare idea, puoi fare anche altre scelte, perché hai cominciato a leggere da quando eri piccolo. Ma se tu non leggevi niente, se tu a questo punto eri arrivato al punto che fino a ora non avevi letto niente, ma quale futuro? Tu per il futuro ti devi affidare solo al buon cuore degli altri. E questo non è giusto, voi giovani dovete costruire il vostro tempo, non dovete riceverlo dagli altri, questo è molto importante. Speriamo che le cose vadano bene, speriamo che siano più le persone con voi, io me lo auguro. Sì, no, scusa. Anche perché comunque aiuta anche molto l'apertura mentale, perché la maggior parte delle persone sono chiuse e attraverso la lettura, che sia di qualsiasi tipo di libro, possono aprirsi al mondo, soprattutto per quanto riguarda ora tutto quello che sta succedendo. Se ci fosse più apertura mentale, le cose sarebbero molto diverse. E noi effettivamente, noi giovani, possiamo cambiare queste cose, solo che molti danno per scontato che vabbè lo fa qualcun altro. Però se non lo facciamo noi, che ormai già è tardi, se noi non mobilitiamo questa cosa anche appunto attraverso il dialogo con adulti per cercare di trasmettere questa cosa, rimaniamo al punto di partenza. E secondo me è una cosa che va cambiata, perché non è giusto. E comunque è tardi, ma non è molto tardi. C'è un proposito, un pensiero di Gramsci, odio gli indifferenti. Lo conosco. Per esempio, quando vado a teatro, adesso si parlava di teatro, quando vado a teatro, la cosa che più mi piace del teatro è quel fatto di stare a teatro, di stare in mezzo alle altre persone, parlare, sentire quelli che a un certo punto dicono: ah, quanto è bella questa scena, o un altro che dice: no, questo non mi è piaciuto proprio. Allora poi si discute tra quelli che gli è piaciuto e quelli che non gli è piaciuto. Questo è bello, ma è bello anche dello scritto, della letteratura. Se tu leggi un libro, quello che tu leggi poi, forse non te ne accorgi neanche, ma certe volte anche accorgendosi, lo trasmette agli altri, parli con gli altri e parli anche di quello, anche se non lo sai. Un altro che ha letto un altro libro potrebbe interferire con te su altre questioni. Se quell'altro invece non ha mai letto niente in vita tua, non ti capisce nemmeno. Allora questa cosa qua non può essere, non può essere. Io veramente spero molto in lui. Grazie. Aspetta, mi dici come ti chiami? Ania? Ania Calabrese. Puoi scegliere un libro, tu e la tua amica. Di dove siete? Quest'anno per stare a passo. Io mi sono trasferita qui da poco. Ma di dove sei? In casa. Ah, sei di casa. No, vabbè, è la sua poesia sulla morte del suo caro amico, davvero... Stanno andando via tutti, grazie. No, è davvero molto... Grazie. L'ho scritta in pochi momenti, però la sentivo, sì, dove la scrivo.